Nell'ambito della sagra del Nocattolo, che si è svolta a Nicosia il 5 e il 6 settembre, sono stati organizzati alcuni percorsi turistici. Tra questi spicca quello storico-artistico, che prevedeva la visita dei soffitti lignei delle chiese nicosiane, organizzato dalla pastorale del turismo della diocesi di Nicosia. Senz'altro il più celebre è il tetto ligneo della cattedrale di Nicosia, costruito dal XIV ed il XV secolo, lungo circa 30 metri e largo 6, è un tipo di tetto composto da 13 campate e 14 capriate, dipinto con scene sacre e di personaggi dell'epoca, scene di caccia ed insegne araldiche. Non è di facile fruibilità, in quanto posto sul tetto della cattedrale, per arrivare occorre salire una ripida scala che costeggia la trecentesca torre campanaria. I dipinti non sono in buone condizioni e sono stati recuperati da un restauro certosino che ha in qualche modo riportato alla luce gli antichi splendori dei dipinti. I visitatori in gruppi da 8 o 10 persone hanno potuto visitare il tetto per poi recarsi in sagrestia e visionare un documentario di qualche minuto in cui poter ammirare alcuni particolari. All'interno della sagrestia sono presenti anche due tavole cadute dal tetto e restaurate, che rappresentano l'incoronazione della Vergine e San Girolamo. Meno conosciuto il tetto ligneo a capriate della chiesa di San Giuseppe, edificio che risale al XVI secolo. All'interno i dipinti del tetto riprendono dei motivi floreali che si ripetono e, diversamente da quello della cattedrale, è visibile dall'interno della chiesa. Il tetto, ma l'intera chiesa, meriterebbero un restauro approfondito considerando il valore artistico. Diverso invece è il tetto ligneo a cassettoni della chiesa di San Calogero, edificio del XVIII secolo. Il tetto è ricavato con delle cavità disposte in maniera regolare come una scacchiera. All'interno è possibile ammirare gli affreschi di Filippo Randazzo, in gran parte danneggiati, e le opere scultoree di Filippo Quattrocchi e Stefano Livolsi. Ottima l'idea da parte degli organizzatori di costruire questo cammino tra i tetti lignei delle chiese di Nicosia, senz'altro una novità artistico-culturale di sicuro pregio.